Buongiorno a tutti, io sono Serena e oggi sono qui con un nuovo video. Come sempre nell'ultimo periodo mi scuso per la mia voce perché qua non si guarisce più, sto parlando ormai di mesi di influenza che non se ne va, quindi perdonatemi, ma oggi nonostante tutto sono qui per presentarvi il mio primo Oldie Sheen in due pacchi. Del 2024, quindi cominceremo a spacchettare, vediamo cosa ho preso. Nel pacco più piccolo, la prima cosa che ho preso è un gilet fatto in questo modo qui. Allora, ultimamente sono un po' in fissa con i gilet. Questo in particolar modo mi piace un sacco con questo fiocco nero. È una lavorazione a costine miste, a trecce. E mi piace un sacco, è crop al punto giusto, è di Shein Mode, è bellissimo, un po' col collo alto, giusto giusto per usare adesso qui da noi, non è troppo pesante, e questo mi piaceva proprio tanto, era un po' che ci stavo dietro, poi gli sono arrivati i saldi di Shein, chiamiamoli così, e ho deciso di acquistarlo perché è adorabile. Altra cosetta del pacco piccolo, in questo caso non sto parlando di abbigliamento, ma di questo supporto per il telefono. Ora lo apro e lo vediamo insieme. È questo qui, da montare a quanto pare, semplicemente composto da una base, poi naturalmente ho scelto il rosa perché ovviamente è il mio colore preferito. Andiamo ad inserire questo pezzo sul fondo, dietro a questa sorta di levetta, che se riesco l'alzo, si alza in questo modo qui. Semplicemente si va ad inserire qui dentro e il supporto è pronto. Questi due pezzettini invece si mettono proprio qui su questi due piccoli buchini e abbiamo il nostro supporto per il telefono. Allora, non so perché lo sento molto leggero, però è carino. E questo mi serve principalmente quando devo fare due o tre cose, che così mi appoggio, anche perché è regolabile la, così mi appoggio qui il telefono senza andare a tirare fuori tutti quegli attrezzi mega, o semplicemente questo qui che è forse molto molto comodo. Ultima cosa del pacchetto piccolo, abbiamo, vedete del rosa qui dentro, naturalmente è una cosa per Vale. In questo caso sto parlando di un completo, un set, pantaloni fatti in questo modo qui con queste stampe tutte colorate con varie scritte e vari disegni. Carine, sono 7 anni la misura, dovrebbero andargli bene. E questa è accompagnata dalla felpa nera, stranamente questa volta la scelta nera, con questa stampa qui. Con la scritta Beauty, have a good day, anche questa carina. Mi piace la stampa, adesso vediamo quando la vedrà. Passiamo al sacchetto un po' più grande. Cosa abbiamo qui dentro? È un po' che l'ho fatto, sto ordine è arrivato in due pacchi separati e non ricordo più cosa c'è all'interno. Allora. Ah, ok. Oddio. Ho voluto provare a prendere, ma a vederla così credo che già non mi piaccia molto. Una maglia in finta pelle, ma è troppo arricciata sul davanti. Questa qua è da provare, altrimenti la regalo a mia sorella, un po' crop. E l'ho presa principalmente per abbinare a dei pantaloni che avevo preso su Shein ancora un po' di tempo fa, ma sono difficili da abbinare essendo che sono in similpelle, metà bianchi e metà neri. Quindi questa qua secondo me era molto adatta perché comunque non è esagerata. Ho da provare e vedere. Andiamo avanti. Ah, sì,
ragazzi, questo è stupendo, è per Stefano, per Stefanino, e sto parlando di una felpona tutta morbidosa fatta a panda, cioè con il cappuccio, con le orecchie da panda. Mi piace un sacco. Ha la parte sotto con le tascone così bianche, quelle monotasca, come si chiamano, non lo so, però è stupendo, cioè era un po' anche lui che lo guardava, e diciamo che questo qui per adesso da noi è ancora perfetto, essendo freddo e pioggia e neve, quindi direi che questo anche da usare semplicemente così sopra la felpa come giacchina. È molto bella, non vedo l'ora di dargliela, perché questa qua gli piaceva un sacco e volevo fargli questa sorpresa. Altra cosetta che ho preso, e questa volta è per me, ho preso un maglioncino fatto così, è rosa naturalmente, un bel rosa, sembra un po' più sbiadito in fotocamera, ma è un pelino più vivo di questo qui, che vedete voi, insomma. Ha il colletto col bordino nero, ha i bottoni che però in realtà si possono, è proprio un cardigan, però a me piace molto allacciato. Ha il fiocchetto qui sul davanti, che è meraviglioso, io adoro queste cose. C'ha un bellissimo strass al centro, solo trovare il buco dove allacciarlo perché resta un po' stortino, quindi dov'è il buco per chiuderlo? Ditemi che resta lì su un lato. Ma e anche sul fondo ha le righine fatte in questo modo, che anche i bottoni gioiello sono molto molto carini. È molto caldo e mi piaceva un sacco naturalmente il rosa, perché è, come tutti sanno, il mio colore preferito. Allora, forse è un mini haul questo qui, perché comunque con i saldi io praticamente nel corso dell'anno compro poco, ma quando ci sono i saldi mi scateno. E quindi anche su Shein non è che ho esagerato, ho preso solamente queste due o tre cosine proprio perché mi piacevano, era un po' che erano lì nel carrello e mai mi decidevo a prenderle. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro pezzo preferito di quello che ho acquistato. Se il video vi è piaciuto, naturalmente lasciate un like, iscrivetevi al canale che tanto è gratis e io sono sempre felice di vedere nuovi iscritti sul mio canale. Con questo vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!